Ciao a tutti. Oggi volevo parlarvi dell'introduzione di una nuova gallina all'interno di un pollaio già formato. Nel mio caso ho introdotto quella nera che vedete là in fondo qualche giorno fa. L'introduzione non è stata semplice, anche perché non ho rispettato la regola base, che è quella di introdurla la sera. La sera all'interno direttamente, avete visto? La sera direttamente all'interno del ricovero notturno, affinché la gallina nuova arrivata possa prendere più velocemente l'odore delle altre ed essere poi accettata nel gruppo. Nel mio caso non è stato possibile perché me l'hanno portata il mattino in una scatola e non volevo lasciare tutto il giorno lì. Quindi l'ho liberata il mattino, ma sapevo già che in questo caso sarebbe stato più problematico farla accettare dal gruppo. Adesso sono passati 5-6 giorni, comincia a razzolare insieme alle altre, non mangia mai insieme a quella marrone che è la leader del gruppo. Le bianche le danno leggermente fastidio, ma la marrone non l'accetta vicino. Come vedete, ho messo del cibo particolare, che loro so che vanno matte, da una parte, così che do la possibilità alla nera laggiù, scusate lo zoom, di mangiare, altrimenti lei deve rubare praticamente il cibo. Un saluto poi anche al nostro tigre che fa il guardiano del pollaio. Quindi se dovete introdurre un nuovo animale, una nuova gallina all'interno del pollaio, cercate di farlo la sera, quando le altre sono già dentro il ricovero. La inserite proprio di forza dentro il ricovero, attendete, fate così per un paio di sere e vedrete che verrà accettata molto più velocemente dalle altre. Se invece vedete che la attaccano violentemente, fate attenzione che non gli esca il sangue, perché se vedono il sangue gli animali si accaniscono ancora di più e tendono a ucciderla, lei muore. Quindi ecco, i primi giorni abbiatene cura, cercate di capire i comportamenti e di studiare esattamente come vanno le cose. Vi ringrazio per aver visto questo video e dal prossimo. Se avete domande da farmi, qui sotto nei commenti potete scrivermi, io cercherò di rispondervi per quello che so e ci vediamo alla prossima.